Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video reaction al secondo trailer Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Si chiama secondo trailer, eccezionale, talmente tanto fomentati ad aspettarlo che per non farci sbagliare hanno scritto secondo trailer, dei geni. Da qualche tempo il reparto marketing di TPCA non sbaglia un colpo. Buttiamoci nel trailer, stupitemi. Bene, bene. Oh, ehi! Una stazione di benzina. Ok, uva e arance, già abbiamo viste. Si era abbastanza capito. C'era Stonehenge, palesemente. Ok. No, bellissimo! Benvenuta su internet, tesoro. Benvenuto. Che roba era? Elettro? No. Non si sa. Aspetta, la tecnologia è incredibile, ma questo è presente. Bene o male. Secondo me, dai professori che abbiamo visto, passato e futuro, o presente, diciamo, sono due cose ben distinte. Ah, i Fluffy! Sì! A parte che questo è nuovo. Cattura critica? Leggende? È tipo leggende lo stile? Si avvicinava al Poké. Oddio, tatino! Lechonk! Oh, no! Calma, quello era un nuovo HUD. Ok, Chewtle, modello nuovo tra l'altro. Ah, quello è un centro Pokémon allora! Tesoro, però, non mi andare a 4 frame quando saluti. Quello era un Pokémon nuovo. Mi sembrava che fosse un Pokémon nuovo. Ok. Quanta roba, ragazzi. Mamma mia, Livanni, Pokémon. No, Livanni. Vabbè, però un Pokémon dimenticato quello. Lo stadio. Ok, mamma mia, ragazzi, io sto in hype tantissimo ora. I leggendari! I leggendari! Dacci sti leggendari, dai! No! No! Che... Ma dai! Ma turbina! Ma quella era una ruota quella! Mamma mia, oh cacchio, bello quello di Violetto. Quello di Scarlatto, hai so perché? 18 novembre, vabbè, era ovvio. Ok, è finito praticamente. No, c'è qualcos'altro? È il terzo leggendario che però non ci fanno vedere, fanno come spada e scudo. Eccolo! Fanno come spada e scudo, non ce lo fanno vedere. Parliamone. I leggendari. Sì, Violetto, magari un po' troppo futuristico con le turbine e le cose qua. Drago Elettro, per forza, dai, è Drago Elettro, non c'è altra spiegazione. E il leak diceva. Il leak, il Riddle, non si sa. Diceva Dragolotta l'altro. Potrebbe essere Lotta, ma più un'iguana che un drago, veramente. Però è molto, molto carino. Parte sta ruota, sto gozzo qua che sembra una ruota. Sì, deve indicare quello, ma. Mi chiedo dove sia il fatto che dovrebbe essere un mezzo di trasporto. Mi sfugge il nesso. Il Riddle diceva quello, che era un mezzo di trasporto il cane, ma no. È una ruota. C'ha una ruota nel petto praticamente. Però, vabbè, dai, si può fare, si può fare. E questo Elettro, vabbè, io prendo Violetto. Già avevo deciso fin dall'inizio di prendere Violetto. Perfetto, mi sta benissimo così. Allora, abbiamo la nuova waifu, il suo nome è Olim e sembra quasi, insomma, un abbigliamento quasi primitivo. Invece lui abbiamo la sbando di turno, Turum, che beh, ha un abbigliamento futuristico, diciamo, con questa tutina super aderente. Gli starter che vediamo qui in Overworld e... Sembra che il ciuffo di Fuecoco sia illuminato e non mi dispiacerebbe.
Sbrigatito ovviamente si fa una bella tirata di erba, lui si sciacqua i capelli e lui mangia ovviamente. E lei credo che sia tipo una compagna di classe o se andiamo ancora a scuola, in teoria si va ancora a scuola in questo gioco. E lei manda in campo il nuovo Pikachu, più o meno. Ogni generazione ha il suo Pikachu, forse questa generazione ha questo qui. La prima lotta Pokémon, quindi in questa regione si fanno lotte Pokémon, ok. E questo è chiaro. Poi qui ci incontriamo con i compagni. Ah, ma siamo tutti quanti amici alla fine. Quelli della scuola viola e quelli della scuola arancione, bene o male, sono amici. O forse facciamo un viaggio parallelamente. Ma... no! Abbiamo una customizzazione più avanzata rispetto a quella che avevamo nei precedenti giochi. Gli stili qui sono molto differenti l'uno dall'altro. E sono tutti giocatori questi, sono... non sono NPC, non potrebbero farci... A che serve vederci immagini di NPC? Sono tutti quanti giocatori questi. Questo qui è un nuovo Pokémon, sarà sicuramente il nuovo tipo erba. Non dico coleottero perché non mi sembra affatto un coleottero, sarà uno dei nuovi tipi erba. Abbiamo il maialino, questo qui è bellissimo, da pettare tutto, da pettare. E questo è il nuovo centro Pokémon, anche negozio, dove possiamo comprare le Pokéball e i rifornimenti vari. E quest'altro punto verde non si capisce bene perché è illuminato, ma il trailer ha una risoluzione piuttosto bassa, perché YouTube comprime quanto lo schifo. Quindi non si capisce bene. Ah, quello era un Bagon, ok. Non era un Pokémon nuovo. Questo è lo stadio, cioè il mulino con lo stadio. Questo sembrerebbe quasi uno stadio erba, con tutto ricoperto di fiori. Però, sta cosa qui al centro... Ok, meccanica nuova, però non ce l'hanno fatta vedere ancora. Dico stile leggende perché la tipa si avvicina di soppiatto ai Pokémon, quindi quasi sicuramente sarà cattura in stile leggende. Questo proprio non se ne accorge, Ma è un'oliva! È il Pokémon oliva! Pokémon tipo legno. Cos'altro c'era da dire? Beh, Pokémon vecchi abbiamo già visti. Poi per vedere qualcos'altro abbiamo ovviamente gli stemmi qui. E basta, mi sembra di aver detto tutto. La mappa non ce l'hanno mostrata. Qui c'è la televisione, quindi sembra quasi che veniamo accolti da un filmato dei due professori. Lei è quella che ci fa tipo da cicerone durante l'inizio delle avventure. La grafica è praticamente, vabbè, compressa da far schifo, quindi sembrano tutti quanti saghettati i personaggi. Per il resto, niente, leggendari. Allora, close up bellissimo di lui. Lui proprio si vede bene le squadre. Questa qua è renderizzata in CG, ovviamente. Nel gioco poi non sarà... sarà più difficile vedere i dettagli, ma... molto molto carino. Sì, è probabilmente un drago, però sembra più un'iguana alla fine. Vabbè, insomma. La famiglia rettiliana. Lui è un drago cibernetico. Che sia davvero diviso tra passato e futuro, il gioco... In base alla versione che prendi, vivi l'avventura nel passato o nel futuro? Potrebbero farlo e spingerti quindi a giustificare l'acquisto di due versioni per davvero questa volta. Però dai posti che abbiamo visitato non sembra così. Ora però bisognerebbe capire che roba è questo. Forse qualcuno con la santa pazienza potrebbe ricollegare i vari punti illuminati diversamente e magari formare qualche figura. Comunque sia, leggendari visti così, l'artwork è pazzesco. Molto più bello l'artwork che non la CG. Beh, magari con la CG vedi meglio i dettagli, ma così è molto più carino. Rende molto meglio quell'iguana. Dai, questo qui di Scarlatto non può essere un drago, è un'iguana, dai. Tipo drago sì, ma è un'iguana. C'è il gozzo qui, dai, è pure... Ah, ma anche lui, eh? È lo stesso Pokémon... ma a distanza di anni. Uno nel passato, uno nel futuro. Mamma mia, davvero davvero bello. Davvero davvero bello. E la cosa interessante è che da adesso i leak inizieranno ad essere sempre più veritieri. Ora non si scampa, i leak sono sempre più veritieri man mano che andiamo avanti. Beh, il video finisce qui, le speculazioni grosse le lascio fare a chi le sa fare, ma vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate sempre link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.